Bella ragazzi, e allora, dopo aver fatto il test di profondità col Nota Score 2, ricordatevi, Score 2, double score, lo accendo, facciamo il prossimo test di profondità, ma impostato a multifrequenza simultanea. Adesso vedete che è impostato a 15 kHz, lo imposto a multifrequenza simultanea, così facciamo anche in questo caso la prova del test di profondità e guardate nel mio ambiente anche multifrequenza simultanea è un pelino disturbato e tolgo una tacchettina. Questo metaldetectorino NoctaScore 2 mi sta lasciando ad occhi aperti. Tanto ve l'avevo detto, se volete guardare per caso al sito metaldetector24.com, trovate tutti i migliori metal detector a prezzo buono, prezzo Stefanone, fai sempre un bel figurone, e anche questo bellissimo NoctaScore 2, il metal detector dal prezzo più basso, con multifrequenza simultanea. Qui, adesso che siamo in multifrequenza simultanea, ho lasciato ancora disposto tutte le monete da come erano prima nel te del test di monofrequenza a 15 kHz, hai capito? E perciò proseguiamo. Qui ho la 10 cent, vediamo quanto segna. Ecco, vedete? Mi fermo. E la spiffera confermando i 39 centimetri. Che spettacolo, ragazzi! Che metal detector! Dov'è? È lì, c'è un po' di ombratura. La metto di qua, così si vede meglio. Poi guardate che tolgo su i 48 centimetri del 50 centesimi europeo. Speriamo che l'Europa dura. Vado. E anche qui mi fermo, comincio e qui me li spiffera a bensì 45 centimetri. Perde un 2 o 3 centimetri rispetto al monofrequenza, anche perché ho abbassato quella tacca e mezza di sensibilità, in quanto tale mi ha ridotto un po' la sensibilità di profondità di ricerca, ma pur abbassando una tacca, una moneta la rileva sempre a 45 centimetri, che è un grande successone, anche nel caso con una tacca abbassata, affinché il metal detector sia stabile. Che gioiellino! E avanti con i carri, proseguiamo con la test con 2 centesimi, 2 euro europei. Senti che tocco. Mi fermo, là c'è la bobina, qui c'è la moneta, là c'è la bobina, la moneta non c'è più, ecco la moneta, mi fermo, vado e mi fermo e mi conferma ancora rilevamento a 47 centimetri. Il 2 euro e ci seguiamo con l'euro. Ti vorrei una potenza, io farei. Mi fermo, proseguo, mi fermo,
e difatti mi performa l'euro sui 43 centimetri circa. Ragazzi, lì c'è il metal detector, qui ci sono io, lì ci sono le monete, lì c'è il metro campione, lì c'è la bobina, non ci sbagliamo mica, il discorso è questo. E qui abbiamo il medaglia sportiva imbronzata, che c'è uno che salta per aria con i piedi voltati in alto, vedete, avanti coi carri. Mi fermo, proseguo, mi fermo, proseguo e me la spiffera a 49 centimetri. Volesi dimostrare un metal detector che tira da bestia, e allora sta bestiaccia la proviamo col ferro arrugginito del gangoro da scurone. E guardate che ottima discriminazione. E Stefanone fa sempre la rima. Vedete? Che spettacolo. E allora ragazzi, anche questo video test fatto in monofrequenza simultanea, anche pur avendo abbassato una o due tacche per renderlo stabile alla perfezione, naturalmente parlo sempre di questo ambiente attornato da boschetto col sole che tomba dall'alto, hai capito? E sto bellissimo metal detector Nocta Score 2 è un gioiellino, tira da bestia. Guardate l'asta che ve l'ho fatta anche già vedere nella prima videata di unboxing e recensione, l'asta completamente in carbonio, quella finale, quella mediana, che dà rigidità all'apparecchio durante la ricerca, ma specialmente è anche leggerezza del metal detector. Qui ci sono tutti i fili abarlonati, non devono essere così, io ve li faccio vedere, ve li ho messi apposta per dirvelo. Così non va bene, perché durante il movimento i fili sbarlonano e creano campo, movimentazione del campo magnetico, e vengono rilevati, creando sicuramente dei falsi contatti. È per questo che ve li ho messi così, da far vedere a sbarlonati, che ogni tanto vedo nei video qualcuno che li tiene così e non va bene. Bisogna avvolgerli, non dico stretti, tirati a balestra attorno allo stelo, ma vanno avvolti in modo che non sbarlonano. È ovvio, non sbattere contro gli alberi, non sbattere contro le pietre. Portate riguardo a questo metal detectorino, come dico, ma con tutti i metal detector, più ci portate di riguardo e più i metal detector vi durano. Ottimo metal detector, complimenti alla Nocta, hai capito mo? Lì ci sono tutte le regolazioni, vi ricordate che è impostato a recovery speed a 1, che dà più sensibilità, poi è impostato alla massima sensibilità, poi tolta di una o due tacche per renderlo più stabile, perché è regolato in multifrequenza simultanea, mentre nel mio ambiente qui ho visto che a 15 kHz è più stabile, ma può darsi che nel vostro ambiente o in un altro ambiente sia più stabile in multifrequenza simultanea e viceversa, anziché che la 15 kHz. Ovvio che nell'ambiente che siete regolate il multifrequenza simultanea più stabile o il 15 kHz. Sapete che in ricerca beach, cioè spiaggia, tipi di ricerca sono solo multifrequenza simultanea, perché sono più adatti, più performati per la elevata mineralizzazione, terreni super mineralizzati, terreni con salsedine come la battigia e il mare, e così in multifrequenza simultanea vi troverete sicuramente bene. Infatti per la ricerca in battigia sapete già che potete scegliere fra i multifrequenza simultanea ma senza il monofrequenza, mentre in terreni normali, boschi, campi, parchi eccetera, scegliete fra il multifrequenza simultanea che vi piace di più, che sicuramente non è che vi piace di più ma che dia più stabilità, o il monofrequenza a vostro piacere. Il video l'ho fatto, è riuscito molto bene,
Questo metal detector confermo che è un bel strumento, proprio specialmente perché è fatto moderno, leggero, bilanciato, stabile e molto potente. E allora, lo volete comprare per trovar di più oro, per trovar di più monete, per trovar di più militaria, per divertirvi di più in spiaggia, in battigia, sott'acqua? Metal detector universale per tutte le ricerche al sito metaldetector24.com. Lo trovate a prezzo buono, poi contattate Stefanone, che sicuramente vi fa un buon prezzone, ditelo a tutti gli amici, c'è uno là magari che è in una barca nel mare, lo chiamate, oh, ti interessa un metal detector subacqueo come il Nocta Score 2? E lui gli dice, boh, ma si vota qua, e gli dite no, perché se vi interessa contattate Stefanone che vi fa un buon prezzone al sito metaldetector24.com. ciao.